Una buona serata dal Palaburzi di Rubiera, dove di fronte a un tribuna praticamente esaurita va in scena il derby di gara 2 play-out tra Carpi e Vikings Rubiera, finita in perfetta parità la partita di andata sul 26-26, decisiva dunque questa seconda sfida qui a Rubiera. Chi vince è salvo, chi perde si giocherà tutto nell'ultimo spareggio contro la perdente di Fondi Romagna. In caso di parità invece si andrà a gara 3, sempre qui a Rubiera, nella giornata di domani. Tutto è pronto per l'inizio del match, gli arbitri Riello e Panetta. Una sfida infinita quella tra Rubiera e Carpi, che già si erano affrontate per vincere la Coppa Italia di Serie 2 quando entrambe furono promosse in massima serie. Poi lo scorso anno, ancora nel primo turno dei play-out, la sfida decisa a gara 3. E adesso questi nuovi play-out. Inizia la partita in una bolgia assolutamente infernale. Qui al palazzetto dello sport di Rubiera, in attacco per iniziare questa partita è la formazione di Rubiera con Di Benedetto, Leari e Nagava Osseini come esterni, Benci e Boni alle ali, e il pivot che riceve e va a colpire la traversa è Bortolotti. Niente di fatto dall'altra parte, Nocelli per casa, la palla dentro per la conclusione, la rete di Beltrami. Rimessa in gioco veloce per Rubiera con la palla persa però da Rubiera, recuperata dalla difesa di Carpi. Uno a zero dopo un minuto per la formazione ospite, Nocelli centrale, Casa terzino sinistro, Coppola terzino destro, Ceccarini e Sortino ali,
Beltrami pivot, tacco di Carpi con Casa, troppo piatta la difesa, la parata di Voljovac sul tiro dai 9 metri di Casa. La rimessa in gioco, si riparte dunque a giocare. Con l'attacco, la formazione ospite col tiro, la parata ancora di Voljovac. Riparte, prova a farlo in velocità Rubiera, ma rientra molto bene Carpi, la palla per Oleari. Oleari fermato dal numero 4 Maggi. Poi la palla per Nagava Hosseini fermato dalla difesa centrale del Carpi. Bortolotti per la rimessa in gioco, Leari è centrale in questo frangente. Sale Benci, palla per Di Benedetto perde il pallone malamente. Altra palla persa per Rubiera. Nocelli per Coppola. Tacco con Beltrami. C'è il fischio arbitrale. Richiamato in difesa Cavina. Esce Beltrami per Casa, Coppola, Nocelli, Coppola, il tiro di Coppola, la cannonata, gran gol questo di Coppola. Riparte velocissima Rubiera con la palla, Nagava Hosseini ancora, buona questa palla per la persa, ma c'è il fallo della difesa. Nove metri. Di Benedetto per Nagava Hosseini, esce, sale Boni per Nagava Hosseini viene fermato. E si parlano gli arbitri per la manata che ha preso Nagava Hosseini, 2 minuti alla difesa del Carpi. Due minuti a Beltrami. Si può riprendere dai 9 metri. Bortolotti per Di Benedetto, a Boni per Oleari, ancora Di Benedetto. Di Benedetto, la finta va dentro e va in gol Piero Di Benedetto. Primo gol per Rubiera quando sono trascorsi praticamente 5 minuti. 2-1 il vantaggio Carpi, sempre difesa 6-0 di Rubiera. Sull'attacco della formazione carpigiana che ha Nocelli in cabina di regia. Nocelli per Casa, Casa parte forte, Casa, la palla per Coppola, la conclusione, la rete. Secondo gol di Coppola, ma c'è il gol da centrocampo di Cavina.
attacco di Carpi. Giochiamo in un frastuono allucinante, non si sente assolutamente la voce, neanche il sottoscritto riesce a sentire la sua voce in questo momento. Casa, la palla per Coppola, fermato da Boni. Nove metri per il Carpi. Casa per Nocelli, Nocelli per Sortino, Sortino per Casa, Casa va sul tiro, la parata di Voljuvac. Rimessa in gioco laterale per il Carpi, che resta in attacco. 6 minuti e 30 secondi trascorsi sul cronometro qui del primo tempo. Coppola per Casa, Casa ancora per Coppola, va dentro Coppola, sfondo di Coppola, sfondo di Coppola, subito il lancio, parte veloce Rubiera, Nagava, Hosseini, la palla all'ala per Boni che va dentro, tiro di rigore, tiro di rigore, 7 metri. Ammonito Coppola nel frattempo. Nagava Hosseini dai 7 metri. Nagava Hosseini, il tiro, la palla fuori perché c'è la deviazione da parte di Aifrey. Errore dai 7 metri del giocatore ucraino. Ha scontato l'inferiorità numerica il Carpi, che continua a condurre di un gol. Casa per Coppola, per Nocelli. Nocelli, la palla all'ala, Ceccarini non ha spazio, ancora Ceccarini va sul tiro, fuori. Non c'è spazio per il lancio in velocità e allora attacca Rubiera con Oleari, Di Benedetto, Nagava Hosseini, Nagava Hosseini, Di Benedetto, la palla deviata, la recupera comunque, no, la perde Oleari. Dall'altra parte Casa, fino in fondo va in gol. Rimessa in gioco veloce per Rubiera con la palla per Oleari, Di Benedetto, Nagava Hosseini. Otto minuti e 30 trascorsi. 4-2 il punteggio per Carpi. Attacco di Rubiera con Nagava Hosseini, Bortolotti, Oleari, Di Benedetto, Nagava Hosseini, Di Benedetto ancora lui, la finta va dentro e va in gol Di Benedetto. Terzo gol per Rubiera, Casa dall'altra parte, il tiro, la parata di Voljuvac. Riparte Rubiera con Oleari, la palla al pivot, Cavina, il tiro alla rete di Cavina per il pareggio sul 4-4 quando se ne sono andati 9 minuti e 20 secondi. Con calma il Carpi, senza accelerare i ritmi, si riporta in attacco. Coppola per Nocelli, sale Sortino, Nocelli, Coppola, Sortino, Sortino uno contro uno, viene fermato Sortino dalla difesa rubiarese. Coppola per Nocelli, Casa, spazio, va su ma cerca il passaggio per Coppola, ha una presa infelice e quindi
si va a prendere il fallo ai 9 metri. Coppola, per, eccolo, a palla all'ala per la conclusione, la rete ottima di Ceccarini. È già partita Rubiera dall'altra parte con la palla per la conclusione, il gol, no, lo sfondamento di Di Benedetto. Non è valido il gol di Di Benedetto, viene fischiato lo sfondamento. E quindi non è valido il gol. 11° minuto, 5-4 il punteggio. Casa, va su Casa il tiro fuori completamente. Parte il contropiede con lancio per Benci, non riesce però a prenderla Benci questo pallone. Attenzione perché siamo sguarniti. Casa va all'ala, Sortino era fuori dal campo, Sortino, Coppola, Nocelli, ancora Nocelli, la parata di Voljuvac. Era fuori dal campo quando ha ricevuto la palla Sortino. Resta in attacco il Carpi con la palla per linee esterne, Coppola, Nocelli, sale Beltrami. La palla non arriva a Casa, arriva ora Casa, attacca, la palla persa, no, c'è un tocco di piede. Mentre si scontrano Boni e Beltrami, resta a terra Beltrami. Resta a terra Beltrami, mi è sembrato che abbia messo il piede sul piede del giocatore di Rubiera mentre entrambi camminavano. ...5-4 Carpi, 12 minuti giocati... Si può riprendere il gioco, dicono gli arbitri. Entra in campo Soria al posto di Beltrami. Riprende il gioco con l'attacco della formazione carpigiana con la palla che arriva a Nocelli, Coppola, Casa, va la conclusione, viene fermato, c'è un fallo fischiato alla difesa. Tredicesimo minuto del primo tempo, 5-4 Carpi. Asciugato il parquet, si può riprendere, credo. Si riprende dunque Casa, Nocelli, Casa. Ancora Nocelli incrocia con Coppola, il tiro immediato alto. Parte subito, prova a farlo in velocità Rubiera con la palla che arriva Di Benedetto, Nagava Hosseini, uno contro uno, Di Benedetto la finta, poi la palla per Oleari, la conclusione, la rete di Oleari. Pareggio a quota 5, Casa, Coppola, viene fermato da Di Benedetto.
prenderà 2 minuti di Benedetto per aver messo a terra l'avversario. Inferiorità numerica allora per Rubiera. Si riprenderà con questa rimessa in gioco dai 9 metri e vantaggio numerico per 2 minuti per il Carpi. Sortino per Casa, Casa va subito per Nocelli, la rete di Nocelli. Ancora vantaggio Carpi, 6-5, extra player, gioca con l'extra player Rubiera. Attacco della formazione rubierese che deve recuperare un gol. È entrato Giovanardi nella formazione rubierese. Oleari proprio per Giovanardi. Giovanardi, la palla persa, ma c'è il fallo su Giovanardi. Si riprende dunque a giocare con l'attacco di Rubiera, Nagavao, Seini, Giovanardi, Oleari. Oleari per Giovanardi. Giovanardi, Nagavao, Seini, la cannonata sotto mano, termina però fuori. Ancora superiorità numerica, il Carpi subito, Coppola, Coppola per Nocelli, Nocelli la parata di Voljuvac. Ancora extra player per Rubiera, che deve scontare ancora una cinquantina di secondi di inferiorità. Deve recuperare una rete la formazione rubierese. Oleari, Giovanardi, Oleari, la finta di Oleari, ancora Oleari, Oleari, Nagavao, Seini, il piede di Casa. Esce Oleari, entra Strada nella formazione rubierese. Si può riprendere con questo 9 metri. Attacco di Rubiera, la palla per Strada, Strada, Strada fermato fallosamente. Nagavao, Seini, Strada, rischio di gioco passivo. Nagavao, Seini, il tiro alla rete del giocatore ucraino. Prova a giocare in velocità. Sfondo, doppio sfondo non fischiato, doppio sfondo, no, viene fischiato adesso, erano due grossi come una casa, almeno uno, il secondo l'hanno visto, rimaniamo sul 6-6, cambio, doppio cambio anzi per Rubiera. L'attacco, Strada, Strada va dentro, viene fermato, 9 metri, 17 minuti trascorsi, perfetta parità, 6-6, Benci, Strada, Giovanardi, Giovanardi, Strada, il tiro di Strada, la ribattuta da parte del portiere Aifrey,
prova a correre, Casa, palla persa, recuperata da Rubiera. Bravissimo Pagano in difesa, che ha permesso questo recupero. Strada per Giovanardi, la palla al pivot, non se l'aspettava Cavina. Coppola, Nocelli, la palla per Casa, c'è un fallo, 9 metri. E c'è il time out chiesto esattamente dopo 18 minuti dalla panchina del Carpi sul 6-6, partita tesissima e nervosissima in un palasport esaurito. Time out e un po' di respiro anche per noi, perché vi assicuriamo che si gioca in una vera e propria bolgia infernale. Sei a sei il punteggio. Termina il minuto di sospensione. Si riprende con un 9 metri. Si può ricominciare a giocare dopo il time out delle Carpi. Attacco la formazione carpigiana, Coppola per Nocelli, Casa centralmente, attacca per Coppola si ferma. Palla per Ceccarini, Casa, andrà al tiro lui, Casa al tiro, la palla in rete. Non c'è stata rimessa veloce questa volta di Rubiera, quindi Carpi ha potuto sistemarsi in difesa. Attacco di Rubiera con Strada, Pagano di Benedetto, ancora Pagano, uno contro uno, la palla fermata, ma c'è un fallo e quindi si riprenderà dai 9 metri. Si ricomincia a giocare, Pagano per Di Benedetto all'ala, Benci, Di Benedetto, rischio di gioco passivo, Di Benedetto dentro, il tiro, il palo, ma c'è il fallo su Di Benedetto, 9 metri. Pagano, Di Benedetto, il tiro ancora, il palo di Di Benedetto. Secondo palo consecutivo colpito da Di Benedetto. Con calma, sempre gioco molto lento da parte del Carpi, che non vuole assolutamente permettere alla partita di prendere ritmo. Questa è la tattica ovviamente del Carpi, con Coppola va dentro e va in gol. Doppio vantaggio allora per la formazione carpigiana, con Rubiera che torna in attacco, Di Benedetto per Pagano, Di Benedetto, la palla persa, quasi persa,
da Rubiera, viene recuperata però perché non riesce l'anticipo di Ceccarini. Due gol da recuperare Rubiera, 9 minuti da giocare in questo primo tempo, con la palla per Di Benedetto all'ala, va la conclusione ma sbaglia Boni. Torna in attacco il Carpi, casa va centrale adesso. Soria per Nocelli. Coppola, Coppola, uno contro uno, il tiro, la rete ancora di Coppola. Time out per i tre gol di vantaggio del Carpi. Time out chiesto da Rubiera, che si era portata sul 6-6, ha fallito il pallone del vantaggio e adesso ha subito tre gol assolutamente evitabili che hanno permesso al Carpi di tornare avanti. Minuti e 49 secondi sul cronometro del primo tempo. Rubiera che deve recuperare tre gol, Carpi che gestisce questo vantaggio. Terminato il minuto di sospensione. Si ricomincia quindi. Boni, Pagano, Strada, il tiro di Strada, ancora la parata da parte di Frey. Momento di difficoltà di Rubiera, che deve ritrovarsi il prima possibile. Mentre Carpi continua con il suo ritmo lento ma assolutamente produttivo e redditizio. Nocelli, Coppola, Casa, Casa va via, Casa, va al tiro, va in gol, no, tiro di rigore. Perché tiro di rigore? Cioè, o è sfondo o è gol valido, non può essere tiro di rigore. O è sfondo o è gol valido. Tiro di rigore non può essere perché ha tirato che ha saltato da fuori. Comunque Nocelli dai 7 metri. La parata di Voljovac. Sempre 9-6, sempre in attacco il Carpi. Coppola per Nocelli. Nocelli, Coppola. Coppola, Casa. Casa, perde la palla, Casa. Palla recuperata, il lancio. Palla persa.
Ancora Coppola per Casa. Casa si avvicina, viene fermato da Strada. Nocelli, Coppola. Coppola va a Casa, scusate, il tiro in controtempo, va in gol. Perde la palla ma sul fallo Nagavausini. Dieci a sei Carpi. Pagano, Pagano per Boni. Ancora Pagano, il tiro di Pagano fuori. Due minuti al numero 4 Mejri. Esce Pagano, entra Di Benedetto. Si riprende a giocare. Di Benedetto, buona la palla per Benci, il tiro di Benci, la rete. Dieci Carpi, sette Rubiera. È entrato Carabulea nel Carpi al posto di Coppola. Quindi due minuti, probabilmente li aveva presi Soria. Carabulea viene fermato da Oleari. Casa per Nocelli, ancora Casa, Casa fermato. Altro 9 metri. Nocelli, il tiro di Nocelli, la palla in rete. Undici a sette. Tre minuti alla fine del primo tempo. La palla persa da Rubiera. Undici a sette il punteggio per Carpi. Fermato Casa da Oleari. Ancora Casa, palla arriva alla parata, c'è il tiro dai 7 metri però, era difesa in area, parte di Pagano. Qua c'è Carini dai 7 metri. La palla in rete per il 12 a 7.
Pagano sbaglia. Dodici a sette il punteggio. Tiro alla parata di Voljuvac. Tiro era di Ceccarini. Torna in attacco Rubiera con 40 secondi da giocare. Nagavauseini. Oleari, il tiro di Oleari, la palla in rete. Per il meno 4 Rubiera, a 20 secondi dalla fine. Scessoria, palla arriva a Casa, sarà lui a tirare ovviamente. Casa va al tiro, la palla fuori, c'è il fallo su Casa, si chiuderà con un tiro franco. Casa con il tiro franco, conclusione di Casa, il tiro alto, si va al riposo con Carpi in vantaggio di 4 reti a Rubiera sul 12-8.
Eccoci di nuovo qua per il secondo tempo di questa gara 2 play-out. Salvezza tra Rubiera e Carpi. Carpi che è meritatamente in vantaggio dopo la prima mezz'ora, 12-8. Partita in parità sul 6-6, poi break della formazione ospite di 4-0 che ora pesa sulla partita ai danni della formazione di casa, ovviamente, che ha sbagliato troppo, ha sbagliato tantissimo in fase offensiva e continua a commettere sempre i soliti errori, senza tiratori in pratica, creando gioco, ma alla fine a pallamano bisogna anche concretizzare. Si riparte, 12-8 il punteggio. Si ricomincia dunque con Casa che gioca terzino destro, Coppola terzino sinistro in questo attacco del Carpi, primo attacco della ripresa. È proprio Casa che ora è centrale, uno contro uno il tiro, la palla in rete di Casa. Troppo piatta la difesa rubierese che non fa altro che aspettare. C'è il gol di Cavina, ancora meno 4, però bisogna cambiare registro in difesa. ...13-9 il punteggio. Casa ritorna nella sua posizione di terzino sinistro. Si può riprendere a giocare. Soria, Casa, Coppola, Nocelli, Coppola, Coppola va via bene, va il tiro fuori, ma c'è fallo su Coppola. Nove metri, Casa, esce bene Cavina, palla per Coppola, Coppola va il tiro, la palla in rete. Nagava Ossini, Di Benedetto, va dentro, palla persa da Di Benedetto. Altra palla persa malamente da Rubiera. I regali al Carpi, non ce n'è bisogno. Casa di forza, subisce il fallo Casa. Nocelli va. Due minuti a Oleari, direi. Due minuti infatti a Oleari. Piove sul bagnato in casa rubierese. Si riprende a giocare.
doppio pivot per il Carpi con la superiorità numerica. Casa, Casa, la palla all'ala, Sortino, il tiro, la rete. Nagava Ossini, il tiro, il palo, ma c'è il fallo. Il tiro, la rete di Nagava Ossini. Meno 5 a Rubiera, ma tutta in salita questa partita. Sempre il doppio pivot per sfruttare la superiorità numerica e il Carpi col tiro di Casa, Murato, la palla buona, Sortino, il tiro, l'ha tirato in faccia a Boljuvac che però si rialza subito. Torna in attacco Rubiera con Strada. Nagava Ossini si butta dentro, la palla fuori per Strada. Ancora Di Benedetto, bisogna che qualcheduno esca per far entrare il portiere. La palla per Di Benedetto. Nagava Ossini, il tiro, la rete di Nagava Ossini. Meno 4 Rubiera, prova a correre il Carpi. Rientra però in difesa Rubiera, attenzione a Coppola che rischia l'infrazione di passi. Sortino torna all'ala, 5 minuti trascorsi, più 4 Rubiera, più 4 scusate Carpi. Casa, il solito tiro, la rete di Casa. Bartoli rischia di perdere la palla, la salva, poi Nagava Ossini, ancora in gol Nagava Ossini. Però dobbiamo difendere con questa difesa piatta che ci sta facendo un male terribile, perché loro ci attaccano e arrivano a tirare da 6 metri. Bisogna che abbiamo più decisione in questa difesa, è troppo piatta. Pagan, ancora Coppola, guarda qua anche adesso. Ma possibile fare una difesa così piatta? Cioè, ancora più 5 Carpi. Di Benedetto, Strada, viene fermato da Meiri. Si ricomincia con 5 gol da recuperare per Rubiera. Di Benedetto, Strada, viene fermato fallosamente. Si riparte. Di Benedetto, Nagava Ossini, il tiro parato però stavolta. Thank you.
male, malissimo Rubiera, perché l'attacco di Carpi che gioca sulle ali dell'entusiasmo. 7 minuti e mezzo trascorsi nella ripresa. Casa, Coppola, la palla per Ceccarini, il tiro, il gol di Ceccarini. Gran gol Ceccarini, gran gol. Ancora meno 6 Rubiera. Però voglio dire, stai perdendo 12-8 all'ottavo della ripresa, 12-18, scusate, do i numeri anch'io, all'ottavo della ripresa, non puoi permetterti di non aver cambiato nulla in tutta la partita in una squadra che non va. Questa è una mia opinione personale, tutto l'anno che è così. E l'assenza di Pereira è pesantissima, perché qua non tira nessuno da fuori. Continuano nella formazione di Rubiera a passarsi la palla, spesso la perdono, ma il problema è che poi nessuno conclude. Scelte tutte sbagliate queste. Vediamo se adesso si cambierà qualche cosa, se non altro per provare a dare un senso diverso a questa partita, che fino ad ora il Carpi ha interpretato nel modo perfetto. Nagavaosini, la palla per Pagano, per Di Benedetto, Di Benedetto all'ala per Benci, la rete di Benci. Però se non difendi, va il tiro, Nocelli, Murato, rimessa in gioco. Meno 5 Rubiera, più 5 Carpi in attacco. Casa, palla fuori, Coppola, va dentro Coppola, para, Vogliuva. Prova a giocare in velocità Rubiera, è già rientrato Carpi. Pagano, la rete di Pagano. Finalmente anche Pagano si vede in attacco, gioca veloce, Carpi, termina a terra Cavina, attenzione, viene fermato bene l'attacco del Carpi che deve ricostruire tutto. Casa, Coppola per Nocelli. Rischio gioco passivo che però non viene segnalato. Anche se il Carpi non attacca. Ancora non attacca il Carpi, va Coppola, ancora Coppola al tiro, lo sfondamento di Coppola. Palla recuperata da Rubiera che deve sfruttarla bene. Pagano, la palla all'ala, la recupera Bartoli. Di Benedetto per Nagavaosini, ancora Di Benedetto. Entrato Bortolotti. Benci. Pagano. Nagavaosini. Va dentro Nagavaosini, va in gol. Meno 3 Rubiera. Ma è dalla difesa che Rubiera deve
costruire la rimonta negli ultimi 20 minuti se vuole riaprire questa partita. È entrato Serafini al posto di Coppola nella formazione carpigiana. Soria per Nocelli, Casa per Serafini, ancora Casa, Cavina, Casa, va il tiro, la palla in rete ancora. Attacco con Di Benedetto, la palla per Nagava Hosseini, fallaccio su Nagava Hosseini da parte di Soria. 2 minuti a Soria. Fallaccio veramente brutto questo. ...19-15 Carpi. Carpi in inferiorità numerica per 2 minuti. Si riparte dai 9 metri. Pagano, Bortolotti. Pagano, Di Benedetto, Nagava Hosseini. Pagano, il tiro, la parata sul tiro di Pagano. Torna in attacco così il Carpi. Maggi ancora fuori, la palla persa dal Carpi, recuperata da Rubiera, il lancio di Vogliu va fuori. E torna così in attacco il Carpi, che ormai avrà quasi scontato l'inferiorità numerica nel modo più indolore possibile. Nocelli, Casa, Serafini, Casa. 9 metri. Si riprende a giocare. Casa, Serafini, Nocelli, Serafini, il tiro, la rete anche di Serafini. Ma non usciamo mai sui terzini. Ma perché non usciamo mai sui terzini? Ma che piano partita è? Palla per Pagano, sfonda Pagano. Torna in attacco il Carpi. Serafini, la palla indietro all'ala. Sortino, il tiro fuori. Graziata Rubiera, che però è sotto di 5. Di Benedetto va dentro e c'è il rigore per il fallo su Di Benedetto.
ancora Nagavao Seini. La rete stavolta di Nagavao Seini. Abbiamo girato la boa di metà ripresa con 4 reti di vantaggio Carpi. Casa, ancora Casa, va dentro e va in gol. Ma niente, ma noi li aspettiamo i giocatori. Nagavao Seini, il tiro, la rete ancora. Ventuno a 17. Serafini, Casa, Casa attacca ancora, sfondo di casa, lancio in contropiede per Bartoli, la rete di Bartoli per il meno 3 Rubiera. Torna meno 3 Rubiera, ma deve dare di più per ricucire lo strappo, perché anche prima era andata meno 3, ma poi niente da fare. Strada, Serafini, Casa va dentro, c'è il fallo su Casa. Si riprende Nocelli, Serafini, Nocelli, esce bene Bonassi, rischio di gioco passivo, portiamo pressing adesso, forza, portiamo, siamo aggressivi adesso. La palla per Serafini, ancora Nocelli, la palla recuperata miracolosamente da Strada. Forza! Pagano per Bonassi. Pagano, Bonassi. Vinci, Bonassi. Per Nagavao Seini, va dentro, ancora rigore. Dodici minuti alla fine, 7 metri per Rubiera. Ancora Nagavao Seini, il tiro, la rete di Nagavao Seini. 21 a 19, ancora 2 reti da recuperare per Rubiera, rientra Coppola nella formazione carpigiana. Nocelli, Coppola, Nocelli crocia per Casa. Casa attacca centralmente, la palla per Coppola, al tiro, la rete ancora di Coppola. Due minuti a Bonassi. Però il problema è sempre la difesa passiva che noi facciamo, perché anche questo gol è nato da quello. Undici minuti da giocare più 3 Carpi.
E adesso è il momento più difficile di Rubiera, perché deve recuperare 3 gol ed è in inferiorità numerica. Era arrivata a meno 2, ma ha preso un altro gol che era assolutamente evitabile. Bravo Coppola, bravissimo. Di Benedetto, Nagava Hosseini. Non si intende con Di Benedetto, deve ricominciare l'azione. Nagava Hosseini, Di Benedetto, viene fermato Di Benedetto. Di Benedetto, la palla per Pagano, Pagano si ferma ancora Di Benedetto. Di Benedetto il tiro e la rete di Di Benedetto. Per il meno 2 ancora di Rubiera, che deve difendere in inferiorità numerica. Nocelli, Casa, sempre doppio pivot sulla superiorità numerica per Carpi. Casa, Casa, la palla al pivot, la parata di Voljovac e la palla è per Rubiera. Palle per Rubiera, torna in attacco allora formazione rubieresa. 9 minuti alla fine, con un pallone che vale oro anche se in inferiorità numerica. Bortolotti per Pagano, Di Benedetto, Di Benedetto il tiro, la rete di Di Benedetto. Meno 1 Rubiera, abbiamo scontato anche l'inferiorità numerica, adesso bisogna crederci. Torna in attacco dunque il Carpi. Nocelli, Casa che accelera, vuole attaccare lui, va al tiro, la parata di Voljova. Perché? Fischiato un time out. E niente, non è palla recuperata, allora perché? Proprio sul tiro è stato chiamato il time out e quindi si salva il Carpi. Peccato, Rubiera aveva la palla del pareggio, però time out è... in questa bolgia qua onestamente non si sente niente, quindi può benissimo essere successo che sia stato fischiato prima ma non si sia sentito. Time out Carpi, 8 minuti e 30 da giocare più uno Carpi. Si riprenderà dunque con il Carpi ancora in attacco e Rubiera ancora chiamata a provare a recuperare questo pallone. Si ricomincia a giocare allora. Coppola per Nocelli, Casa, Nocelli, Coppola, Casa centralmente, sempre per Coppola, si ferma Coppola, ancora Casa, Casa, va il tiro, la parata di Voljovac, palla recuperata, palla del possibile pareggio, Rubiera. In attacco con Nagava Hosseini per Di Benedetto, Pagano. Nagava Hosseini, Pagano, Pagano, la palla al pivot, Bortolotti! La rete di Bortolotti per il pareggio a quota 22.
Nocelli per casa, sfondo di casa, è andato avanti con la spalla, era sfondo nettissimo questo. Sette minuti alla fine de parità, 22-22. Casa per Coppola, ancora casa per Nocelli, Coppola, Nocelli, casa, la palla al pivot, la conclusione, la parata di Voljovac, viene fermato Sortino. Resta in attacco ancora i Carpi, Coppola incrocia per Nocelli, casa si butta dentro, sfondo di casa, ma c'è la parata comunque di Voljovac. Torna in attacco Rubiera, Nagava Hosseini, il tiro, la rete di Nagava Hosseini per il vantaggio di Rubiera, 23-22, 6 minuti dalla fine. Nocelli per Coppola, la palla per Ceccarini, casa al pivot, fermato benissimo da Pagano. Bisogna asciugare il parquet, 5 minuti e 40 alla fine. Si riprende dai 9 metri. Casa si sposta in posizione centrale adesso. Coppola, casa. Mary sale. Coppola per Nocelli. Nocelli per Coppola, per casa, ecco qua casa che attacca, la palla per Coppola, Nocelli, il tiro, la parata, c'è il tiro di rigore. Rosso per Di Benedetto. E adesso bisogna sperare in Voljovac. Tiro dai 7 metri quindi per il Carpi. Espulso quindi Di Benedetto, Ceccarini dai 7 metri. Fino ad ora è stato perfetto Ceccarini. Sette metri dunque. Attenzione all'eventuale ribattuta.
Ceccarini, la rete di Ceccarini per il 23-23. Il punteggio. Giovanardi, Benci, Pagano per Nagavaussini per Pagano si butta dentro a palla al pivot, attraversa, colpita da Bortolotti. Che beffa questa per Rubiera, 23-23. Casa cambia per Ceccarini, il tiro, il gol ancora di Ceccarini. Torna in vantaggio il Carpi di 1, adesso ci vuole un mezzo miracolo di Rubiera negli ultimi 4 minuti. Benci, palla per Pagano, Nagavaussini ancora dentro, ancora il gol di Nagavaussini. Attenzione che non c'era il portiere, per fortuna non se ne sono accorti quelli del Carpi. Ancora inferiorità numerica per Rubiera, che tra poco scade. Casa il tiro, Murato il tiro di casa, palle per Rubiera che torna in attacco. È terminata l'inferiorità numerica di Rubiera, 3 minuti alla fine, perfetta parità, 24-24. Benci per Pagano per la conclusione, parata, ma c'è, recupera Boni il tiro e c'è il fallo su Boni. Rimaniamo allora in attacco. Due minuti e mezzo. Due minuti e mezzo alla fine, perfetta parità. Boni, Nagavaussini fermato fallosamente, sono 2 minuti per Coppola, quindi rientrerà solo a 20 secondi dalla fine. Superiorità numerica adesso per Rubiera. Torna dunque in attacco Rubiera con la superiorità numerica, vediamo cosa riuscirà a fare. Pagano per Nagavaussini, Pagano per Nagavaussini, ancora Pagano, rischio passivo, Pagano il tiro, il palo, incredibile. Rubiera ha preso 3 pali clamorosi in questo secondo tempo, anche qua aveva spiazzato il portiere. 1:58 alla fine, siamo ancora in parità, Carpi ovviamente rallenta, rientra Nocelli che sembrava morto prima quando è stato espulso Di Benedetto, per fortuna non è nulla di grave, però insomma un po' di actor studio. Gioca senza portiere il Carpi. Casa
casa, la palla dietro, Nocelli, Carabulea al tiro, la rete di Carabulea. Torna in attacco, allora Rubiera, un minuto e 10 alla fine. Un minuto e 10 alla fine. Un minuto alla fine, più uno Carpi. Nagava Hosseini, c'è il fallo su Nagava Hosseini, 50 secondi alla fine, Nagava Hosseini per Pagano, per Giovanardi, ancora Pagano, Giovanardi, qualcheduno dovrà inventarsi qualcosa, Benci, il gol di Benci, 40 secondi alla fine, adesso bisogna difendere alla morte. Adesso bisogna difendere alla morte. 30 secondi alla fine. Carpi ha la palla per salvarsi. Casa. Time out. A 20 secondi dalla fine, time out. Ultimi 20 secondi che possono valere la salvezza del Carpi o l'eventuale bella ancora domani sera qui al Palaburci di Rubiera, perché è finito in pareggio anche gara 1. Tensione altissima qui al Palaburci di Rubiera. 20 secondi alla fine. Si riparte. Gioca ovviamente col cronometro. 15 secondi alla fine. 10 secondi alla fine. Vuole andare a partire casa. Ancora Nocelli. Carabulea perde la palla. La recupera Rubiera. Parte il contropiede. Boni il tiro, la rete! La rete di Boni, vediamo se è valido. La rete di Boni, devono decidere gli arbitri se è valida, no, vediamo un po', gli arbitri allontanano. Vale la salvezza questo gol qua, ma gli arbitri non sono d'accordo. Varrebbe la salvezza questo gol qua, vanno a parlare col delegato della federazione. Vanno a parlare col delegato della federazione, non è valido il gol, finisce in parità e quindi si torna a giocare qua domani sera. Rischio di infarto.